spariti domenica scorsa gli ombrelli rovesciati lungo Viale Gramsci, complici sia il buonsenso che l'ordinanza firmata dal sindaco di Fano Massimo Seri. Il primo cittadino, infatti, per motivi di sicurezza ne è vietato l'utilizzo. Stessa sorte per le bombolette spray che rendono il manto stradale scivoloso. Al posto degli ombrelli, durante il primo grande corso mascherato, una distesa colorata di Prendigetto 2015, la terza edizione della cornucopia che raccoglie il caratteristico lancio di quintali di dolciumi tra caramelle e cioccolate firmate Perugina che piovono sulla folla dai giganti di cartapesta e per la prima volta da quello della musica arabita, la singolare banda che quest'anno compie ben 92 anni. Passato e presente dunque si sposano in un simbolo tutto nuovo del carnevale di Fano che è stato realizzato dall'artista Paolo Del Signore con una grafica in grado di raccontare la storia della manifestazione con vecchie e recenti immagini dei carri e che sta diventando un vero e proprio oggetto di culto. Nessuno avrebbe creduto una cosa del genere da quella lontana notte quando ebbi questa fulgorazione, però sì, effettivamente è un oggetto di culto, l'ho trovato in alcune gallerie, gente che addirittura lo vuole come collezione, giorni fa mi ha chiamato qualcuno anche da fuori, quando uscirà il prossimo, che ne ho due devo avere il terzo, per cui una bella soddisfazione, una bella idea è stata, devo dirlo, e sono molto contento che la città abbia risposto e che finalmente gli ombrelli vengono messi da parte, perché il carnevale deve essere divertente, sicuro e quindi col prendigetto non c'è nessun pericolo. E così è stato, fanesi e turisti hanno risposto in modo positivo rispettando l'ordinanza del sindaco e rendendo quindi il carnevale più sicuro. È un'opera, onestamente un bel intuito che sta prendendo sempre più piedi e si sta identificando con il nostro carnevale. Io ho messo questa ordinanza che ovviamente ha un messaggio, è un invito a non usare impropriamente gli ombrelli ma a sostituire l'ombrello con il prendigetto, quindi ecco, uniamo l'utile al dilettevole, come si dice. Il prendigetto è stato presentato ufficialmente sabato scorso al Teatro della Fortuna di Fano ed è possibile acquistarlo ogni domenica in diversi punti del circuito carnevalesco ad un prezzo di 2,50 euro. E ringrazio pubblicamente Katia Amati per la Fondazione Teatro per questa, diciamo, questo tradunion con lei e l'ente carnevalesca. Abbiamo visto che è una cosa che funziona e l'appuntamento anche per sabato prossimo sempre qui a teatro con il coro d'Arice in uno spettacolo, in un musical molto molto simpatico in maschera. Quindi vi aspetto anche sabato prossimo e buon carnevale!